è collegato in diretta proprio da Ortona Paolo Durante. Ecco Paolo, ti vedo pronto proprio con il sindaco Leo Castiglione. Allora raccontaci intanto qual è stata questa mattinata e poi parola anche al tuo ospite. Sì, grazie Anna, da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli il più cordiale buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Dici bene, la seduta che tra l'altro è in pieno svolgimento, più avanti ci sarà una breve pausa, andrà avanti appunto per tutto il pomeriggio e comunque fino a quando non verranno approvati tutti i punti all'ordine del giorno. Tuttavia nella tarda mattinata c'è stato un passaggio importante, un segnale politico importante, forse decisivo, perché è stato approvato con 9 voti a favore ed 8 contrari il DUP, ovvero il documento unico di programmazione, documento fondamentale, strategico per la città e anche per l'approvazione del bilancio. DUP, lo ricordiamo, che nell'ultima seduta consigliare non era stato invece approvato perché la votazione era terminata in parità 8-8 con l'astensione del consigliere Cauti, che invece oggi ha votato questo documento. Vicino a me, come tu hai detto, c'è il sindaco Leo Castiglione. Grazie sindaco, la ringraziamo perché è in pieno svolgimento la votazione. Allora, intanto può ritenersi, credo, soddisfatto, almeno finora, anche se va detto che insomma il voto non tampona la crisi, una crisi che comunque c'è nel suo comune, visto anche i 3 consiglieri di maggioranza che sono passati all'opposizione. Sì, io mi sono rimesso al Consiglio Comunale, oggi abbiamo avuto appunto questo consiglio che ha approvato già il DUP e che a più tardi porteremo in approvazione il bilancio, quindi un bilancio importante. Io ho richiamato al senso di responsabilità del Consiglio Comunale e soprattutto ho rimesso al centro il bene della città e quindi ho chiesto a loro questo voto di fiducia, ma che è solamente per il bene della città, per il bene di Ortona, visti i tanti appuntamenti a cui andiamo incontro, ma soprattutto un bilancio sano, un bilancio che ha delle previsioni importanti in termini di opere pubbliche. Ecco, io ho detto sinteticamente documento strategico, il DUP, quali sono insomma i punti più importanti? Opere pubbliche, sociale, anche la casa di comunità per quanto riguarda la medicina del territorio, insomma ci sono tante cose importanti, anche interventi per lo sport, per gli impianti sportivi e soprattutto nelle scuole. C'è tutto quello che occorre per far crescere la nostra comunità. Ecco, naturalmente noi vorremmo sentire anche un esponente dell'opposizione, Ilario Cocciola, però adesso è un po' importante, è un po' difficile perché si sta per votare di nuovo, lei deve rientrare. Sindaco, un'ultima cosa, come siete riusciti a convincere questa volta il consigliere Cauti? Senso di responsabilità di ogni singolo consigliere. Perfetto, ecco, allora il sindaco è dovuto correre perché, come vi dicevo, la seduta è in pieno svolgimento e c'è un punto importante in votazione. Ricordiamo che anche il sindaco naturalmente vota le varie delibere, i vari punti presentati, così come anche il presidente del consiglio comunale. Allora a questo punto io direi, se non ci sono domande, Anna, di chiudere qui questo collegamento, poi naturalmente ne parleremo in maniera più articolata nel corso di un servizio nell'edizione delle 19:30.